Un grido di gioia per una grande vittoria. Sì, boh, siamo contenti perché sto preparando per il mondiale e mi fa piacere che ho vinto oggi. La squadra ha lavorato benissimo, li ringrazio. Siamo una bella squadra, è andato bene, siamo contenti. È difficile, chi guardavi, chi temevi? Oggi, boh, guardavo sempre Ginani e l'ho volato e sono rimasto un po' scoperto presto perché tirava vento contro, però ho dovuto partire, se aspettavo potevano passarmi. Domenica a Varese ci sarà da fare i conti anche con Kalilov allora? Speriamo. Marco, una bella sorpresa, ci sarà forse un po' d'amarezza solita del secondo posto, ma penso tu sia abbastanza contento di questo risultato. Ma sì, diciamo che non me l'aspettavo perché sono andato in fuga ancora presto con i 13 all'inizio e poi all'ultimo giro sulla salita ci hanno ripreso, sono riuscito a tenere duro. Ha fatto un buonissimo lavoro la Sella Italia e io ho provato a tenere Ginani, poi ho fatto la mia volata e purtroppo è andata bene e male perché ho perso per 20 centimetri, credo, e speravo in meglio. Spiega un po' gli ultimi 200 metri, lo sprint. Ma nella curva mi sono entrato un po' all'interno e pensavo di aver perso le posizioni giuste, invece sono riuscito a partire ai 150 e ho rimontato, ma non è stato abbastanza. E speriamo nel finale di stagione di raccogliere ancora qualcosa. Marco Frapporti, ottime referenze nelle categorie minori, un breve curriculum nella carta d'identità. Ma io al primo anno che sono professionista, ho 23 anni, da dilettante mi sono tolto delle belle soddisfazioni con l'Unidelta di Leali. Io sto cercando di crescere nel meglio possibile e ogni mese che passa mi sento migliorare. Speriamo di continuare a dimostrare che in questo mondo posso dire la mia e di raccogliere sempre di più, insomma. Veramente Ucraina in bello spolvero quest'oggi a Prato, terzo dopo la tua affermazione al Trentino quest'anno. Sì, no, abbiamo anche vinto una tappa di Qinghai Lake in Cina, però dai, adesso in forma perché tra una settimana faccio mondiale, se riesco a fare bene, niente, sono contento che è arrivato terzo, dai. Vladimir, era imbattibile il tuo connazionale oggi? Sì, ma lui più veloce, già dimostrato non è una volta, io più passista, allora, ho perso volata e basta, ho vinto lui. Comunque un terzo posto che ti accontenta? Sì, certo, è arrivato davanti già, e podio, sempre podio, sono contento. Domenica ti vedremo a Varese? Sì. Quindi Ucraina è davvero agguerrita? Sì, quest'anno sì, poi arrivano altri ragazzi nazionali, poi riusciamo, se riusciamo a fare qualche risultato, dai.